Lo sapevi che Vision Ottica è la prima insegna di ottica con il servizio certificato? Un gruppo di professionisti che lavora con passione per offrire prodotti di alta qualità a tutta la famiglia. Vieni a trovarci in uno degli oltre 260 centri Vision Ottica. Chi è vicino ai tuoi occhi è vicino a te. Da Vision Ottica Flammia il controllo della vista è gratuito. Vieni a trovarci. Siamo a Paternò in via Fallica 24. Aperti anche lunedì mattina. Finanziamento a tasso zero, anche senza busta paga. Vision Ottica Flammia, vicino ai tuoi occhi. Vision Ottica Flammia vi augura buone feste. A Natale, sii dolce. Regalati un occhiale. Da oltre 40 anni ci prendiamo cura di te con professionalità, competenza ed innovazione. Il consiglio giusto, l'ampia disponibilità di prodotti per la tua salute, l'importanza della prevenzione sono per noi valori fondamentali. I nostri reparti, l'ortopedia con i prodotti Dottor Gibault, la cosmesi con il nuovo make-up e le creme Ofidra per garantire la tua bellezza, ma anche Ducré con la cosmesi dedicata ai problemi della pelle, la linea aerosol terapia e i nuovi misuratori di pressione MicroLife, leader nella prevenzione dell'infarto. L'angolo dedicato ai diabetici con gli appuntamenti mensili di approfondimento sulle patologie correlate, il nuovo reparto veterinario con centinaia di prodotti per prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe. Ti ricordiamo che è sempre attivo il servizio a domicilio gratuito. Contattaci allo 095 62 25 12. Siamo aperti tutti sabato mattina, mentre 24 ore su 24 trovi attivo il distributore automatico. Ci trovi in Piazza Indipendenza 17, a Paternò. Visita il nostro sito web e segui la nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità e promozioni. Paternò, come in molti altri comuni siciliani, l'ufficio vaccinazioni è stato preso d'assalto negli ultimi giorni, finite le scorte del vaccino per la meningite. La commissione consiliare urbanistica questa mattina si è riunita a Palazzo Alessi per sentire l'ufficio tecnico sull'ampliamento di via Vittorio Emanuele a Paternò. Alla riunione anche l'assessore all'urbanistica Salvatore Milicia. Lunedì 9 gennaio riaprirà il plesso scolastico di Falconieri a Paternò, una riapertura parziale ma che darà la possibilità a tre sezioni della scuola dell'infanzia dell'istituto Marconi di prendere possesso delle nuove aule. A Catania questa mattina incontro per il mondo dell'informazione per parlare di dovere diritto di cronaca, ricordato Pippo Fava a 33 anni dalla sua morte. Ad Adrano proseguono le indagini della polizia sui due atti intimidatori a colpi di fucile nei confronti di due bar cittadini. Intanto arrivano le prime reazioni di sdegno su quanto accaduto e di solidarietà alle vittime. Domenica alle 14.30 allo stadio Orazio Raiti di Biancavilla il Real Città di Paternò ospiterà il Città di Catania. Il mese di gennaio sarà importantissimo per le nostre ambizioni di vittoria, evidenzia il tecnico La Rosa. Buonasera e bentrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale che in apertura dedichiamo alla psicosi meningite. Anche a Paternò sono finiti i vaccini per la meningite da meningococco C. E intanto la fila all'ufficio vaccinazioni diventa interminabile. Pensate, già alle 4 del mattino cominciano ad arrivare le prime persone per poter essere inseriti in lista. Vediamo. A Paternò l'ufficio vaccinazioni del distretto sanitario da alcuni giorni è preso d'assalto con file interminabili di genitori con al seguito i bambini che attendono il loro turno. Un film già visto con attese massacranti che cominciano alle 4 del mattino. E questa mattina, come accade ormai da qualche giorno, la scena è rimasta inalterata. Alle 8 di questa mattina già i turni erano tutti presi. L'ufficio ha un limite di 25 vaccinazioni giornaliere, anche se solitamente si sfora sempre, arrivando anche fino a 30 al giorno. I turni, però, di questi giorni si sono moltiplicati a dismisura, colpa anche della psicosi meningite che si è diffusa in tutta Italia. Una richiesta che ha avuto un vero e proprio boom con il risultato che le scorte sono finite. A
A Paternò questa mattina non si effettuavano vaccinazioni per meningite ed i medici ai genitori che chiedevano di sapere quando tornare rispondevano di non saperlo. Un problema che non riguarda solo Paternò, ma nell'intero catanese e non solo. Presi d'assalto gli uffici vaccinazioni e i pediatri, tempestati anche di telefonate. Dall'ASP di Catania spiegano che le paure sono immotivate. In Italia non c'è nessuna epidemia di meningite da meningococco C, la più temibile. E non si sono registrati casi in Sicilia. Ma non basta, resta la paura. Le notizie rimbalzate sugli organi di informazione rispetto ai casi registrati in Toscana hanno fatto scattare l'allarme. C'è chi afferma che i vaccini per la meningite arriveranno in Sicilia a fine mese. In realtà dall'ASP di Catania evidenziano come si è corso ai ripari chiedendo nuove scorte, attivando anche procedure di emergenza, scorte dunque che dovrebbero arrivare settimana prossima tornando disponibili per quanti devono vaccinarsi. Per evitare la calca arriva la solita raccomandazione, quella di rispettare le date inserite nel libretto delle vaccinazioni. Restiamo a Paternò, ma cambiamo argomento. La Commissione Consiliare Urbanistica questa mattina si è riunita a Palazzo Alessi per sentire l'Ufficio Tecnico Urbanistica sull'ampliamento di via Vittorio Emanuele. Alla riunione era presente anche l'assessore al ramo Salvatore Milicia. Vediamo il servizio di Salvo Spampinato. L'allargamento del tratto alto di via Vittorio Emanuele rappresenta una questione impossibile da sottovalutare. Eppure la vicenda, per come si sta sviluppando, non ha convinto tutti. Il nodo, come detto più volte, riguarda l'allargamento della sede stradale. Secondo la giunta comunale, l'allargamento non era da intendersi come raddoppio, tanto è vero che il progetto fu escluso dall'amministrazione Mangano, mentre per altri il raddoppio di via Vittorio Emanuele era un passaggio fondamentale per dare ordine ad un tratto indispensabile per la circolazione viaria. A tal proposito, questa mattina si è riunita a Palazzo Alessi la commissione urbanistica insieme all'architetto Ursino dell'ufficio tecnico comunale. Primo punto da affrontare resta se i lavori previsti in via Vittorio Emanuele avrebbero dovuto riguardare il raddoppio oppure soltanto l'allargamento della sede stradale. È nato una polemica che poi alla fine polemica non è, perché è giusto comunque che la città sappia di che cosa si sta realizzando e di che cosa si sta parlando. Il piano di lottizzazione presentato dal Caponnetto e dalla Lidl prevede un ampliamento della sede stradale di via Vittorio Emanuele, così come previsto dal piano regolatore, così come sempre previsto, così come anche previsto dal precedente Consiglio Comunale, che io ricordo votò nel 2005 questo stesso piano di lottizzazione, anzi peggiorativo per il Comune. Noi lo abbiamo anzi migliorato, prevedendo l'ampliamento di via Vittorio Emanuele, la ditta che sta facendo l'intervento realizzerà la rotonda, diciamo, nella parte iniziale della città, realizzerà anche un'altra rotonda sul Viale dei Platani per consentire anche, diciamo, che la città abbia una mobilità più sostenibile. L'ampliamento però doveva riguardare tutto il tratto alto di via Vittorio Emanuele e quindi fino alla linea ferrata. Per adesso però così non è avvenuto. No, l'ampliamento è previsto fino alla linea ferrata. Il discorso però è che la ditta sta facendo l'intervento sul lotto di sua competenza. C'è poi altro piano di lottizzazione che prevederà anche la parte più bassa. L'allargamento a scomputo realizzato dai privati. Questa è la linea dunque sostenuta dall'amministrazione comunale. Un altro progetto di lottizzazione infatti è pronto per arrivare in consiglio comunale, attraverso il quale l'allargamento della strada proseguirà verso la linea ferrata. Altra questione dibattuta riguarda invece la richiesta di un sopralluogo sul posto per osservare da vicino come verranno svolti i lavori di ampliamento, che prevedono anche lo spostamento dei pali della pubblica illuminazione. A richiedere il sopralluogo sono stati i consiglieri comunali Ivan Furnari, Salvatore Fallica, Vito Rau e Roberto Faranda. Una richiesta inviata alla presidente di commissione Lucio Cunzolo, che sulla nota dei consiglieri si esprime così. Nel piano regolatore generale si parlava del raddoppio, ma non è previsto il raddoppio, ma è previsto un semplice allargamento che, a quanto detto dall'ufficio, dalle verifiche che ha fatto l'ufficio, questo allargamento è conforme al nostro piano regolatore vigente.
Quindi dico, si è creata una querella sul discorso raddoppio, allargamento e altre cose sulla parte pubblica, però dico, noi, mi diceva l'ufficio, e io ci tengo a precisare che è conforme a quanto dettato dal nostro piano regolatore, quindi probabilmente magari appena saranno consegnate le opere che la leader... le opere di urbanizzazione, che la leader deve attuare, magari dopo potremmo fare il sopralluogo, lo potremmo anche fare prima, ma dobbiamo essere autorizzati per andare in cantiere dalla leader. Il freddo è arrivato in Sicilia, temperature rigidissime in tutta l'isola, le Eolie isolate per il forte vento che soffia da ovest. Gli aliscafi hanno solo garantito le corse mattutine, poi si sono fermati così come i traghetti. Viaggia solo la compagnia NGI, il mare molto mosso, pensate, forza 6. Ma è l'allerta meteo che preoccupa soprattutto gli eoliani, soprattutto per domani e sabato. Il sindaco dell'isola, Marco Giorgianni, ha emesso un'ordinanza per non far sostare le auto vicino ai litorali. I venti saranno molto intensi e toccheranno ancora 60 km orari, con raffiche fino ai 90 km orari. Prevista anche la neve sulle cime di Salina e Stromboli. E lunedì 9 gennaio riaprirà il plesso scolastico di Falconieri a Paternò, una riapertura però solo parziale, ma che darà la possibilità a tre sezioni della scuola dell'infanzia dell'Istituto Marconi di prendere possesso delle aule. Vediamo. Eccole qui in anteprima le prime aule del plesso Falconieri. Dopo anni di devastazione, finalmente lunedì prossimo, 9 gennaio, il plesso scolastico tornerà a riaprire le porte agli studenti. Saranno i piccoli della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Marconi ad entrare per primi nelle nuove aule. Il plesso Falconieri da lunedì ospiterà tre sezioni a tempo ridotto della scuola dell'infanzia, mentre da febbraio dovrebbe ospitare anche la quarta sezione a tempo prolungato. E questa mattina all'interno del plesso personale della scuola ed operai del comune hanno lavorato incessantemente per assicurare che tutto sia pronto per la riapertura di lunedì. Potati alberi e siepi, ripuliti i locali all'interno, montato un nuovo impianto di allarme. Le aule adesso si presentano nuove e confortevoli per accogliere i piccoli studenti del Marconi. Per la riapertura è prevista anche una cerimonia, anche se la data non è stata ancora ufficializzata. D'altronde, dopo anni di attesa, riaprire le aule rappresenta già una festa. Quest'anno è cominciato bene per il nostro istituto, afferma la dirigente del Marconi, Maria Santa Russo. Temevo che potessero esserci ulteriori ritardi ed invece devo dire che anche da parte del comune c'è stata la massima disponibilità a procedere come pattuito. Da lunedì, continua la dirigente, potremo finalmente trasferire la scuola dell'infanzia nei nuovi locali, un passaggio che completeremo soltanto a febbraio, quando realizzeremo una nuova aula che ospiterà la quarta sezione. Del resto è giusto che tutta la scuola dell'infanzia lavori insieme nello stesso plesso. Lavori conclusi dunque al piano terra, mentre al primo piano si dovrà aspettare il mese di settembre. Questa invece a destra è il lato del plesso Falconieri dove i lavori stanno proseguendo. Per vedere il taglio del nastro però di questa altra parte del complesso scolastico si dovrà attendere però il prossimo anno. Cambiamo ancora argomento, parliamo di giudiziaria, è stata fissata il prossimo 19 di gennaio davanti alla GUP di Palermo, Gabriella Natale, l'udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio del direttore di Teleiato, Pino Magnaci, accusato di estorsione. Per i PM che hanno coordinato l'inchiesta avrebbe estorto denaro e favori come un contratto a termine per l'amante ad alcuni amministratori locali, minacciando, nel caso in cui le sue pretese non fossero state esaudite, campagne di stampa negative sul loro operato, sulla sua emittente televisiva. Vittime l'ex sindaco di Borgetto Gioacchino De Luca, l'ex assessore di Borgetto Gioacchino Polizzi e il sindaco di Partinico Salvatore Lobiondo.
E a Catania questa mattina si è tenuto un incontro per il mondo dell'informazione per parlare di dovere diritto di cronaca. È stato ricordato anche Pippo Fava, il giornalista ucciso dalla mafia 33 anni fa a Catania. Vediamo. 33 anni fa la mafia uccideva a Catania il giornalista Pippo Fava. Una data che non può e non deve essere dimenticata, un sacrificio in nome della libertà di informazione per una società libera dal potere mafioso e dalla corruzione. 33 anni dopo, troppi, tanti, restano i nodi irrisolti per una professione, quella giornalistica, sempre sotto attacco. E di dovere diritto di cronaca si è parlato oggi a Catania in un incontro organizzato da Ordine dei giornalisti di Sicilia e da Assostampa, rivolto ai giornalisti dal titolo Dovere diritto di cronaca tra minacce, intimidazioni, pericoli reali e querele temerarie. Un parterre d'eccezione a parlare con i giornalisti del catanese, con la presenza del presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti, il presidente dell'Ordine regionale, Riccardo Arena, il consigliere nazionale della Federazione della Stampa, Gigi Ronzisvalle, e ancora il segretario regionale di Assostampa, Alberto Cicero, il presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Alessandro Galimberti, il cronista calabrese Michele Albanese, il sostituto procuratore della DDA di Catania, Pasquale Pacifico, e il deputato europeo Claudio Fava. L'attenzione in particolare si è concentrata sulle difficoltà del mondo dell'informazione, dove oggi regna il lavoro precario, le difficoltà per le minacce e le querele temerarie, le continue pressioni subite dal mondo dell'informazione con l'unico obiettivo di limitarne il diritto dovere di cronaca. L'ultima bordata è arrivata dalla leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che ha accusato giornali e TG di essere i primi fabbricatori di notizie false nel paese ed ha quindi proposto una giuria popolare per valutare il lavoro dei media. Sarebbe grave, ha detto il presidente della FNSI Giulietti, se ci fossero silenzi e omissioni sulle affermazioni di Beppe Grillo sui giornalisti. Tribunali del popolo e ministri della verità hanno sempre fatto disastri perché in genere assolvono gli amici e condannano i nemici. Non mollare mai, l'invito poi fatto dal cronista Michele Albanese, che da 3 anni vive sotto scorta per le sue inchieste contro la 'Ndrangheta. E quest'anno il premio intitolato a Pippo Fava è andato al cronista dell'Espresso Giovanni Tizian, che si occupa di criminalità organizzata, in particolare di 'Ndrangheta. Tizian conferma delle tante problematiche dell'informazione, evidenzia che essere un giornalista precario ti rende vulnerabile, ricattabile. Lo dico, dice Tizian, perché ci sono passato, se ho continuato il mestiere è solo per passione. E adesso ci fermiamo per la pubblicità. Ci ritroviamo in studio subito dopo, ancora con altre notizie. Bringing joy that may last. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. In a year our troubles will be out of sight. From now on, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. In a year our troubles will be miles away. Merry little Christmas now. Idea Brico, al tuo Natale, ci pensiamo noi. È iniziato il meno 50% su tutto il Natale. Affrettatevi!
Rientriamo in studio per parlarvi di cronaca ad Adrano. Proseguono le indagini della polizia sui due atti intimidatori a colpi di fucile nei confronti di due bar cittadini. Intanto arrivano le prime reazioni di sdegno su quanto accaduto e di solidarietà alle vittime. Vediamo. Ad Adrano indagini senza sosta della polizia sui due indegni atti intimidatori ai danni di esercizi commerciali cittadini, il bar Sonia di via Soricchiata e il bar dell'Aquila di via Cappuccini, contro i quali sono stati esplosi colpi di fucile, due episodi inquietanti da autentico far west che nel giro di 24 ore hanno fatto ripiombare la città in un clima di grande paura. I poliziotti stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per risalire ai balordi che hanno esploso nel cuore della notte quattro colpi di fucile all'ingresso del bar Sonia e cinque in quello del bar dell'Aquila. Ancora nulla di certo, ma si ipotizza che il tutto sia opera del racket del pizzo. E intanto arrivano le prime reazioni di sdegno su quanto accaduto e di solidarietà nei confronti delle vittime, gente che lavora onestamente con tanti sacrifici. Mi sono recato dai titolari dei bar che hanno subito l'intimidazione, scrive in una nota il sindaco di Adrano Pippo Ferrante, per esprimere la mia vicinanza e dare la mia totale disponibilità. Sono convinto che le forze dell'ordine, così come è successo nel passato, rafforzeranno la loro presenza nel territorio e sapranno individuare i responsabili. Ricordo a tutti gli esercenti che a Palazzo Bianchi è attivo uno sportello antiracket dell'Associazione Libera Impresa. Il numero di telefono è 095 760 613 e garantito l'anonimato. Sono convinto, conclude il primo cittadino adanita, che per debellare il triste fenomeno delle estorsioni è necessario l'impegno delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini. Interviene anche Adele Trovato, capogruppo del PD adanita. Massima solidarietà ai titolari delle attività colpite da questi atti inquietanti, dichiara Trovato, atti vigliacchi e meschini su cui sono certa che le autorità competenti faranno piena luce. Mi auguro che la città e la politica possano rispondere in maniera compatta contro questo ingrescioso atto. Interviene anche Rosario Cunzolo di Libera Impresa. Pagare il pizzo, dice anche una volta, significa entrare in un sistema in cui si diventa vittima permanente. Ogni tentativo di estorsione va reso noto alle associazioni di categoria e anti-racket o alle forze dell'ordine. Domani pomeriggio alle 16 l'Ordine Supremo Equestre Templare Poveri Cavalieri di Cristo commenda Santa Barbara Paternò organizza la tradizionale festa della Befana con l'arrivo appunto della Befana per la distribuzione dei doni ai bambini. L'appuntamento è a Palazzo Alessi, come detto, alle ore 16. Sabato invece alle 16.30 a San Francesco alla Collina si terrà il primo capitolo dell'insediamento della commenda di Santa Barbara di Paternò. E chiudiamo con il calcio. Domenica alle 14.30 allo stadio Orazio Raiti di Biancavilla, il Real Città di Paternò ospiterà il Città di Catania. Il mese di gennaio sarà importantissimo per le nostre ambizioni di vittoria. Così parla il tecnico La Rosa ai nostri microfoni. Vediamo. Finite le vacanze, si torna a giocare domenica. Di solito la prima partita dopo la sosta è sempre una grandissima insidia, una grande incognita. Sì, sì, perdi un po' non tanto il ritmo partita quanto magari l'atteggiamento, anche se noi abbiamo rispettato il programma di lavoro che ci eravamo dati. Abbiamo fatto una partita amichevole venerdì scorso a Taormina, fatta molto bene da questo punto di vista. Per cui io penso che faremo la partita che dobbiamo fare. Arriva un avversario tosto in cerca di punti salvezza con un organico che direbbe tutt'altro. No, sicuramente non è questo organico che affrontiamo, non è quello che ha fatto i punti che ha il Città di Catania. Insomma, sicuramente nei nomi si sono rinnovati, hanno cambiato guida tecnica, hanno avuto tempo di allenarsi in queste tre settimane. E quindi sarà una partita complicata, ma del resto la quasi totalità delle partite che abbiamo affrontato sia in casa che fuori si sono chiuse sempre con punteggi minimi e grandi difficoltà. Quel mese di febbraio sarà quello decisivo perché avrete le due trasferte consecutive con l'Atletico Catania e il Città di Ragusa, lì vi giocate davvero tutto.
Ci sarà anche probabilmente il turno di Coppa, però è anche vero che dipende quanti punti facciamo a gennaio, perché se all'andata in queste partite abbiamo fatto 7 punti, in queste 4 partite dobbiamo cercare di fare meglio e comunque andare a fare quelle due partite in cui siamo lì di fatto. E quindi dipende molto come facciamo a gennaio, quando varrà febbraio. Con questo servizio si chiude questo spazio con l'informazione. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona serata.